Bene, no, praticamente questa è la zona dove mi sono trasferito. Qui c'è un parco vicino, qui c'è un po' di gente. Da siccome mi guardo male, forse anche italiano lei. Comunque, questa è la casa, entriamo. Cioè, è una casa vecchia, come dicevo. Qui con le scale, molto un po' strana, eh? Comunque vabbè, divertente. Vedete quelle col tatami. Perché ora tutti la voglia nuova, però è come quando gli stranieri vengono in Italia, vogliono vedere le case vecchie italiane che noi non vogliamo. No, noi vogliamo semmai quelle col grass porcellanato, eccetera. Vabbè, allora, il solito Gankan del cavolo. Dove si toglie le scarpe? Questa è la cucina. Poi, siccome vivo con altre persone, ognuno ha il suo scompartimento per ogni cosa. Tutto un po' antico. Questo è l'affarino dell'acqua calda. C'è un tubaio di roba numero 1. Il frigorifero. Là sono le camere di quegli altri. Questa è la mia camera. Che c'è un casino, sembra sia esplosa una bomba di vestiti. Allora, guardiamo se da qua si riesce col grandangolo a farla vedere bene. Prendete quella col tatami e col futon per terra. Che futon andrebbe messo dentro questo armadio, che io tengo sempre aperto. Comunque, vabbè. Però io lo lascio lì perché mi sta a fatica. Qui c'è l'attaccapanni, le tendine, il tavolino dove studio. Qui ora, siccome dopo c'ho il kanji test, sto facendo tutta questa pratica. E qui con la pennina ho preso l'iPad, con l'Apple Pen, è fantastico. Vabbè. E niente, tutta la mia roba. Qui ho fatto la lavatrice, l'ho presa fuori, un po' alla meno peggio, speriamo non voli nulla. Infatti, da qui. Semmai gli occhi di un giapponese, forse anche di un italiano, fa un po' cagare. Però non lo so, mi ricorda i cartoni animati, quindi in qualche maniera mi piace. Quindi qui ognuno c'ha. Aspetta, ecco. E questa è considerata tipo la zona francese, che agli occhi di un europeo di francese non ha nulla. Comunque. Vabbè, fine del video. Addio.